Avevamo chiesto nell'ultimo servizio sulla Raffa si salveranno i nostri eroi, ovvero quelli del Possaccio? La risposta, parziale ma importante, è arrivata sabato nella rivincita contro Giorgione Travillese. Sì, le speranze di salvezza sono ancora buone, ma guai ad abbassare la guardia. Si trattava della prima giornata di ritorno. È finita 4-4, ma poteva tranquillamente essere una vittoria sfuggita per qualche sbavatura nelle ultime sfide di coppia. Punti buttati che sono un rimpianto. Gli altri risultati della decima giornata. Kennedy Nola Mosciano 5 a 3, Mister Energy Flaminio 3 a 5, Sant'Angelo Montegrillo Vigasio 7 a 1, Santa Chiara Caccialanza 2 a 6 per una classifica che recita Vigasio punti 24, Giorgione Travillese 17, Caccialanza 16, Flaminio 15, Santa Chiara 14, Mosciano 12, Kennedy 11, Possaccio 8, Mister Energy 6. La rimonta è ancora lunga e difficile, ma i primi segnali si sono intravisti soprattutto nella Terna, mentre il nuovo individualista di stagione, Giovanni Scicchitano, non ancora al meglio della forma, è stato in grado di rimediare un set vincente contro il forte Giuseppe D'Alterio. In Terna si presentano per possaccio i soliti signorini al punto e mazzorini al tiro, ma stavolta insieme a loro ecco il jolly, Cristian Andreani, che sarà decisivo in alcune raffe a fondo asse. Ricci, Tarantino e Cossu debbono soccombere ai tre verbanesi, che vincono prima per 8-6 e poi ancora per 8-4. Da tempo la terna verbanese non vinceva entrambi gli incontri. Schichitani invece dapprima batte Dalterio per 8-6 e poi perde 6-8. Si va all'intervallo sul 3-1 per Possaccio. Più dura la lotta nelle quattro gare di coppia. Partono bene Scicchitano e Turuani che si portano sul 6 a 3, poi un subentrato Sciccone cambia gli equilibri supportando bene D'Alterio e la sfida si chiude sull'8 a 6 per gli ospiti. Sull'altro campo Signorini Andreani sono contro Tarantino e Ricci e partono malissimo 0 a 4, poi rimediano ma alla fine vanno sotto 4 a 8. Il punteggio totale è adesso sul 3 a 3. Serve un colpo per salvare Capra e Cavoli. Arriva da signorini Andreani, che vincono 8-3 la loro seconda sfida, dopo aver perso la prima per 4-8. Almeno il pari è cosa fatta, anche perché dopo tre scambi che valgono il 5-0 per Chiquitane e Turuani, i rivali rimontano e vincono 8-5. Ora ci saranno due settimane di pausa. Il campionato riprende il 13 aprile, sempre in casa contro Sant'Angelo Montegrillo.